scatterebbe una crisi dei consumi che soltanto l'irresponsabilità dell'ambizione personale può non vedere. Non è un colpo di Stato cambiare di governo, è un colpo di sole aprire una crisi in questo momento. Questo è il Parlamento, ministro Salvini, non è il papete. Lei deve avere rispetto per la situazione del Paese. E a chi dice qui dentro, ma voi non avete la poltrona, si giri alla sua destra, come sta facendo senatore Salvini, e veda il senatore Bagnai, che a Firenze, nelle scorse elezioni, si è presentato contro di me, sostenuto anche da Forza Italia, da Fratelli d'Italia, e ha fatto tutta una campagna per dire no euro. E nel momento in cui noi abbiamo perso le elezioni, perché le abbiamo perse, è riuscito comunque a perdere il seggio. Noi non abbiamo paura di sfidarla a Firenze, a Milano, nel seggio di Bibbiano, nel seggio di Arezzo. La sfido dove vuole, signor ministro Salvini, ma non giochi sulla pelle degli italiani, perché a rischio in questo momento ci sono le famiglie italiane. E se lei, dopo 26 anni di onorato servizio nelle istituzioni, perché Salvini oggi ha detto che è un dipendente pubblico, pensate, da 26 anni, in quest'aula lei, signor ministro Salvini, punta al secondo posto. Il primo, lo dico con una battuta, è fuori dalla sua possibilità, perché il senatore Casini, immarcescibile, non potrà essere raggiunto.